campagna di vaccinazioni che prosegue a Torre del Greco, siamo qui col dottor Filippo Colantonio per parlare della vaccinazione dei pazienti fragili all'interno degli studi dei medici di base. Come sta procedendo, almeno per quanto riguarda il suo studio? Il mio, come gli altri studi dei colleghi che hanno aderito alla possibilità di poter vaccinare, oltre che al centro vaccinale, alla Santissima Fornatrofe, alla Santissima Trinità, alla Santissima Annunziata, stiamo collaborando con l'ASL proprio per cercare di dare una mano anche attraverso la vaccinazione nei nostri ambulatori, negli orari chiaramente compensativi rispetto a quelli che sono gli orari normali di studio, attraverso anche l'aiuto e l'ausilio delle infermiere, delle unità infermieristiche che abbiamo a disposizione e che l'ASL ci ha concesso. Attraverso la piattaforma che potete vedere qui sul sito, noi giornalmente aggiorniamo sia per quanto riguarda concerne la prenotazione dei tamponi da effettuare al Bottazzi, sia per quanto riguarda l'adesione al vaccino dei pazienti fragili. Questa giornata si è aperta anche la possibilità di rientrare nella piattaforma anche per i cinquantenni, da 50 ai 60, ma noi abbiamo praticamente usufruito della possibilità di poter far aderire i nostri pazienti che riteniamo fragili attraverso questa piattaforma. Viceversa, abbiamo ancora un altro tipo di piattaforma, sempre concessa sul portale dell'ASL, dove registriamo le vaccinazioni fatte. Ad oggi praticamente noi in penso 3 settimane ciascuno di noi ha avuto la possibilità di effettuare i vaccini ed è stata praticamente una campagna vaccinale molto sentita dalla popolazione. Io personalmente sono riuscito ad effettuare circa 215 vaccini nelle 3 settimane e attendiamo la seconda scorta sia per fare la seconda dose sia per fare i nuovi vaccinati. Quindi lei ha esaurito tutte le dosi che sono state date almeno nelle scorse settimane? Io ho richiesto, le ho finite, adesso praticamente essendosi aperte altre fronti, si sono aperte adesso i cinquantenni, si apriranno successivamente ancora altri fronti, abbiamo rimodulato la richiesta e possiamo richiedere anche eventualmente l'AstraZeneca o anche il Pfizer o anche il Johnson & Johnson, tutti quelli che arriveranno a disposizione dell'ASL, le chiederemo per cercare di farli ai nostri pazienti nei nostri studi senza ingolfare il centro vaccinale, che chiaramente dovrà accogliere chi viceversa può recarsi solo lì perché magari qualche collega non ha detto, oppure vengono anche da altre città nel nostro centro vaccinale. Come si accede alla vaccinazione? Cioè, cosa si intende per pazienti fragili? Paziente fragile sono delle categorie che l'ASL e il Ministero ci hanno praticamente autorizzato a intraprendere. Conoscete tutti le patologie più rinomate da questo punto di vista, sono il diabete mellito, con pluriterapia, insulino compresso orale, la cardiopatia ischemica con alterazione con classemia, la malattie neurodistrofiche o patologie immunitarie, patologie con 0,48 in trattamento di chemio e radioterapia, disabili, pazienti caregiver, cioè praticamente che assistono pazienti che hanno la legge 104,3 e quindi praticamente possono rivolgersi possono iscriversi e noi li richiamiamo come pazienti da poter sottoporre alla nostra vaccinazione perché assistono il paziente disabile. In queste 215 somministrazioni abbiamo avuto dei casi, degli effetti collaterali? Fortunatamente per quanto riguarda i miei pazienti ho avuto una sola paziente che ha avuto più di quel piccolo dolenziere, si può dire, nel punto di inoculazione del farmaco, del vaccino. Ha avuto un po' di febbricola e una leggera situazione, diciamo, similinfluenzale. Un paio di giorni, un po' di tachipirina, ma ripeto, una su 215. In conclusione, vogliamo lanciare un appello? Questa purtroppo pagina brutta della nostra storia e della nostra vita si può cancellare solo in un modo. Aderendo alla vaccinazione, noi medici l'abbiamo fatto, stiamo collaborando e cerchiamo di convincere tutti quelli che non si sono ancora vaccinati a farlo. Abbiamo ascoltato anche un membro del personale infermieristico che materialmente aiuta il medico lungo tutto il processo di somministrazione. Noi assistiamo i dottori nella preparazione delle siringhe con il farmaco e li assistiamo poi nella somministrazione del vaccino, oltre poi all'assistenza per l'iter burocratico, per l'iscrizione e della compilazione del consenso informato si occupano i dottori, noi assistiamo. Quindi come si svolge effettivamente questa somministrazione? Quali sono le varie fasi? La fiala contenente il vaccino va estratta dal frigorifero circa un quarto d'ora, 20 minuti prima, perché deve essere a temperatura ambiente, e poi si procede con la preparazione delle siringhe che vanno riempite con il vaccino e poi la somministrazione ai vari pazienti.